l'emozione non te la so spiegare perché non mi ricordo più niente. Cioè, è una cosa bella, una cosa che quando ho fatto gol mi è venuto spontaneo andare lì sotto e fare quello che ho fatto. Avevo incontrato il direttore una volta qui a Bari Vecchia con un amico che abbiamo in comune e ci siamo conosciuti. E io gliel'ho buttata lì, gli ho detto: se vuoi una mano, io sto pronto. E lui mi disse: vediamo che succede. Fai finire il campionato e ne riparleremo. Di solito quando c'è una trattativa, tu la prima cosa che parli è del contratto. E io sta cosa non ci ho mai parlato. Quindi lui, quando ho iniziato a parlare di contratto, ha detto: ne parliamo dopo, posso firmare pure in bianco. E poi abbiamo trovato subito l'accordo e siamo stati contenti entrambi. La cosa che vedo del direttore è che è uno come noi, di strada, anzi è di strada, cioè a pelle, è uno che se dà la parola la mantiene, vale più una stretta di mano che carta e penna. Porto anche i bambini, specialmente mia figlia, il pomeriggio vuole sempre venire, farsi un giro, quindi mi fermo prima al bar lì e poi vengo qui. Nicola, ragazzo molto timido e serio. Ho girato tanto, se fosse per me non sarei mai andato via da Bari, perché comunque sono nato qui e sono troppo legato al quartiere, alla città, perché sto troppo bene. Poi purtroppo è il nostro mestiere, è arrivato a un certo punto che mi dovevano vendere e sono andato via. Poi sono ritornato, diciamo che le cose non erano andate come dovevano andare.